Pronto? Ciao. Ciao. Ciao Max. Ciao Max. Ciao Filippo. Un attimo che il sistema... Ok. Ci siamo. Mi senti tu? Io ti sento bene. Io ti sento bene. Ok. Allora... Ho il ritorno in cuffia però. Mi senti? Ecco. Adesso meglio? Pronto? Uno, due, prova. Un po' ce l'ho ancora. Aspetta. Aspetta, provo. Sì? Sì. Provo ad attaccare le cuffie, vediamo. Se va meglio. Pronto, prova? Prova, prova. Ti senti? Sì, ti sento. Ecco, adesso non ce l'ho più. Ah, ok. Perfetto, sì. Ok. Allora, salve a tutti, benvenuti a questa terza puntata del format di dirette al Max qualche chiacchiera. Saluto Filippo, che ha deciso di essere mio ospite questa sera. Grazie Max, a te e ai tuoi spettatori. Grazie mille per l'invito. Ricordiamo che Filippo, puoi ricordare dove possono trovarti per seguirti sui social, su YouTube. Su YouTube direttamente a Filippo 1977, unboxo un po' di acquisti che faccio attinenti al mondo del cinema, Blu-ray, la maggior parte è Blu-ray, poi ci sono anche games o statue, ma più che altro attinente alla mia collezione sul mondo cinematografico, oppure su Instagram a Collezionando 77, dove diciamo che ogni giorno posto una foto di qualcosa della mia collezione. E se qualcuno volesse aggiungersi al tuo gruppo Telegram? Al gruppo Telegram, anche lì è Collezionando 77. Siamo un gruppo di ragazzi, molti di quelli iscritti al canale YouTube, poi i ragazzi sono molto preparati, ci parla di cinema, collezionismo e tante altre cose. Se uno ha qualche dubbio o domanda, basta farla sul gruppo e qualcuno risponderà sicuramente. Perciò, scusate, su Telegram è il collezionista, adesso mi sono confuso, mentre su Instagram è Collezionando 77, se no il collezionista. Che ricordiamo, non è di ossa come nel film con Denzel Washington e Angelina Jolie, ma soltanto Blu-ray, cioè soltanto mondo cinema. Blu-ray, esatto, perfetto, hai detto bene. Quindi da non confondere col film del 99, no, che sennò dopo giusto? Si prende, esatto, con la mitica Angelina Jolie e Denzel Washington, grandioso. Comunque, prima di iniziare con gli argomenti, avevo trovato qua, allora c'è un libro, non so se hai visto la prima stagione della serie su Netflix. La prima stagione di? Questo è il libro, non so se c'è presente. Ah sì, di The Witcher, sì. Beh, sì. The Witcher, sì, che tanto ho letto che stanno girando la stagione 2.
la seconda Sì, è uscita stagione. anche un'immagine dal set del Esatto. nuovo costume. Esatto, ho visto sia Ciri che Yennefer, le due protagoniste. Tra l'altro io avevo giocato la saga, l'ultimo The Witcher, fantastico, la saga videoludica eccezionale. Io invece no, però siccome la serie è tratta dai libri, allora ho deciso di Vedi, iniziare. ognuno la inizia a modo suo, dai libri, io dai videogame. E poi ho trovato dei libri che secondo me qualsiasi cinefilo dovrebbe avere in casa, Sì? che mi ha fatto comprare una professoressa di italiano e latino, grande appassionata di cinema al liceo, quindi si parla di primi anni 2000, ed è il Mereghetti, dizionario dei film 2002. Storico allora. Con l'indice relativo a attori e registi. E beh, un Mereghetti in casa va sempre tenuto. Cioè, diciamo che è la Bibbia del cinema. Assolutamente, assolutamente. Qua sul cinema c'ho tanti di quei libri a casa, però un dizionario serve, serve sempre. Solamente che ogni anno ne esce sempre uno nuovo e bisogna fare. Sì. Dovrebbero allegare per chi lo possiede già un aggiornamento, così facciamo prima, lo inseriamo dentro. A proposito di libri sul mondo del cinema, qualche settimana fa ho finito di leggere, non so se l'hai letto pure tu, però su non cartaceo, sull'ebook, ho Sì. letto Il cinema secondo Hitchcock, l'intervista fatta da Truffaut a Truffaut, sì. Hitchcock. Beh, gran libro, gran libro. Un gran libro con due grandi personaggi che discutono tra di loro. Ci deve essere anche il video attinente, tra l'altro, anche il film, il documentario, diciamo. Ah sì, su Prime Video c'è anche il Sì. documentario. Esatto. Intanto salutiamo Wayne Enterprise, Ciao che Wayne Enterprise, ben arrivato. se tu sei d'accordo inizierei con gli argomenti. Certamente, vai pure. Allora, primo argomento, Enola Holmes. Enola Holmes. Che mi hai detto, hai visto qualche giorno fa. Esatto, esattamente. Enola Holmes, che è interpretato dall'attrice Millie Bobby Brown, bravissima La nella 11 parte. di Stranger Things. Esatto, che tra l'altro ho letto, non so se questo lo sapevi, che lei c'è stato un periodo della sua vita che voleva smettere di fare l'attrice. Perché, sai, quando Ah, sì, sei ho letto nel mondo del che cinema subisci tanti no, e lei ha subito un sì, no mi in una pare parte che del. sì, ho letto che si era presentata, non so per quale parte, Game of Thrones. Esatto, lei doveva fare una parte importante in Game of Thrones e, sai, un no così ha subito il contraccolpo. Voleva smettere e per fortuna non l'ha fatto e l'abbiamo ritrovato in questo film, Enola Holmes, tra l'altro, dove ci sono anche dei grandi attori, perché c'è Henry Cavill, insomma, l'uomo d'acciaio, anche se qui
lui recita per, diciamo, per pochi minuti in tutto il film, comunque lei è la protagonista principale ed è sovrastante. Poi tra l'altro c'è anche Elena Bonham Carter, anche lei grande attrice, moglie di Tim Burton. Comunque il film personalmente mi è piaciuto, molta azione, fatto bene. E tra l'altro si preannuncia, dovrebbe esserci anche un seguito, se mi pare, sempre. Sì, mi pare che già hanno annunciato un sequel. Esatto, hanno annunciato un sequel. E perciò diciamo che il film mi è piaciuto, due ore che scorrono bene, tutto sommato la storia regge. Sembra un misto a un certo punto tra Indiana Jones in alcune scene d'azione, poi questi enigmi, che lei è molto brava, sembra quasi superiore al fratello più famoso, no? Sherlock Holmes. Sì, sì. E poi vabbè, mette in ombra appunto il grande Sherlock, perché appunto il regista ha voluto virare direttamente su di lei, era lei la protagonista. Che ci viene la storia, ci viene raccontato come la mamma, interpretata da Elena Bonham Carter, gli insegna sin da piccola tantissime cose, dal lottare agli enigmi, e perciò è molto intrigante, molto costruttivo vedere questa storia. Sì, diciamo che anche a me è piaciuto questo film, secondo me può essere visto anche da un pubblico un po' più adulto, sì, perché il target di riferimento è il pubblico adolescente. Certo. Poi ci sono anche delle scene abbastanza, dei combattimenti abbastanza crudi, ecco. Sì, perché ho letto su internet che è tratto da un libro per ragazzi, sì, non so di quale scrittrice, dove la protagonista è proprio Enola, la sorella sedicenne di Sherlock, esatto, che è un fratello 20 anni più grande di lei. Sì, esatto. Adesso non ricordo il titolo del libro e l'autrice. No, questo non lo so, però avevo letto anch'io che prendeva spunto da questo libro, esatto, come dici tu. Però da come ho detto nella mia video recensione che ho pubblicato qualche giorno fa qua sul canale, tra gli aspetti un po' negativi di questo film, non ho trovato proprio in parte al 100% Henry Cavill come Sherlock Holmes. Ma sai che cosa? Ecco, questo che dici tu è vero, ma infatti mi ha sorpreso che un personaggio, diciamo, come Henry Cavill, che è salito alla ribalta nel supereroe di Superman, no? L'uomo d'acciaio, che lui ha accettato questa parte in questo film, però lui veramente è presente in, adesso non so se contiamo il minutaggio, penso che in totale farà, su un film che dura 2 ore e 03 minuti, lui farà penso 10-12 minuti potrà fare, perciò una piccola parte, no? E anche lì mi è sembrato strano, un attore di questo calibro, proprio, non lo so, hanno voluto magari la presenza incentrarla, ma perché anche la Bonham Carter effettivamente si vede all'inizio e poi si vede alla fine, no? Sì, perciò sì. Non è che si veda più di tanto questi due grandi attori, no? E non lo so, hanno voluto magari, sai, spingere uno vedendo il trailer, vedendo c'è Henry Cavill, c'è la Bonham Carter, magari chi non conosceva Millie Bobby Brown, e invece effettivamente è venuta fuori lei. Vabbè, se Millie Bobby Brown ormai sì, la conoscono tutti quanti, quindi. E poi qui è stata ancora più rivalutata, e la sua parte, devo dire, ottima. Io ho trovato un po'
Insomma, volevano fare un po' come anche qua nel girato, un po' come è stato per Deadpool, praticamente il personaggio principale che continua a parlare con gli spettatori, con la telecamera, Ah, no? È sì. stato un po' troppo per me, troppo pressante, troppo. Io avrei fatto molto meno, se non quasi per niente. Invece hanno voluto mettere questi sketch, ecco, nel film. Io non l'avrei messi, però. Non mi piace tanto questi sketch, ecco, personalmente. Ah, quindi tu non hai gradito molto questa parte. No, io personalmente no. Vediamo se in chat c'è qualcuno che ha visto Enola Holmes, se vuole fare qualche commento. E poi tra l'altro penso che uno che ha Sì. visto il film, siccome Sherlock Holmes è insomma una serie abbastanza famosa, poi ultimamente rivalutata in chiave più moderna, magari ci si potrebbe fare una serie perché lei, visto che è molto brava a risolvere questi enigmi, nel film fa vedere che addirittura è superiore quasi al fratello più famoso, chissà mai che un domani ci troviamo una serie. Perché io all'inizio pensavo che fosse una serie, quando ho sentito Enola Holmes, io pensavo che era una serie TV, ti dico la verità. Ah. Comunque, ricollegandoci al mondo di Sherlock Holmes, non so se hai letto una notizia che ho appreso qualche giorno fa, che Robert Downey Jr. Avrebbe dichiarato che vorrebbe fare Sherlock Holmes 3, però collegandolo a delle serie TV su dei personaggi che dovrebbero apparire nel terzo film. Adesso non ho capito bene, No, forse ho letto di sfuggita di Daniel Junior che sì, voleva girare il un terzo, sì. universo di Sherlock Holmes, però basato sulle serie TV. Ah, se no avevo Così mi letto pare di questo aver così, capito. avevo letto più che altro il titolo, ma non mi ero addentrato, diciamo, nella notizia, ecco. Però la recupererò. Beh, interessante, a me i due Sherlock con lui, beh, lui è un grande, cioè lui veramente è pazzesco, può far tutto. Lui, Iron Man, Sherlock Holmes, a me erano piaciuti i due film, eh. No, perché molti dicevano che per quanto riguarda le serie TV già c'è uno Sherlock che è quello di Cumberbatch, però Sì. qui le serie TV sarebbero degli spin-off su dei personaggi che dovrebbero apparire nel terzo film, anche se non si sa nulla di questo terzo film, che non si Beh, diciamo che è un sa campo niente. aperto, possono Sì. storie da raccontare su Sherlock, ce ne sono tante, cioè perciò ci potrebbe stare. Perché mi pare che il secondo film dovrebbe essere del 2011. 2000, Gioco nel di secondo film? ombra. Sì, 2000, sì, 2010-2011, sì. Spero che non aspettino altri 10 anni per fare questo terzo film. Speriamo proprio di no. Anche se qua ormai tutti i film vengono posticipati, le produzioni vanno a rilento, perciò sai. Purtroppo non lo so, è tutto in aria ultimamente. Va bene, domande su Sherlock Holmes, commenti non ce ne sono. Ah,
omaggiare la diretta che hai fatto con Niccolò settimana scorsa sui film degli anni 80. Ho indossato questa t-shirt di Ghostbuster. Bellissima, 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 gli acchiappa fantasmi. E prossimamente faremo quella degli anni 70. Arriveremo fino all'inizio, ai fratelli Lumière. Ah, quindi farete pure sul cinema muto. Eh sì, ma poi ce l'hanno chiesta in tanti, perché il cinema muto, devo essere sincero, mi ha sorpreso, appassiona tanti, ma tanti anche giovani, non solo gente di una certa età che uno penserebbe così. Ce l'hanno chiesto, in effetti poi andando a ritroso nel tempo, penso che arriviamo tranquillamente, siamo partiti dagli anni, dal 2020 ai giorni nostri, e arriveremo come giusto che sia all'inizio di quando è nato questa settima arte. Anche se poi sarà un po' più difficile trovare i Eh beh, certo, migliori film. diciamo che quello sì, ci sono delle annate che escono tanti film, lì i film saranno quelli, perciò è così. Andiamo sempre a stringere il Negli anni cerchio, come si 10, dice. negli anni 20 E sa sarà è un dura, quella sarà po' dura. Perché dura. per dire, già gli anni 30, sai, quando c'erano i famosi mostri della I mostri della Universal, Universal, già. è tanta roba, perché insomma, molti degli Universal tutt'oggi a momenti è passato un secolo e li trasmettono e li vendono ancora perché sono fantastici, no? Anzi, molti film hanno preso spunto. Se pensiamo all'Uomo Lupo, che sono stati fatti dei remake, insomma, o l'Uomo Invisibile. Mi pare che sull'Uomo Lupo, non so se hai letto che era uscito mi pare qualche mese fa una notizia che volevano fare questo remake, non mi ricordo quale attore volevano prendere per la parte, non so se hai letto. Sì, no, adesso ne avevamo anche parlato con Nicolò e gli altri, solo che adesso mi sfugge chi doveva interpretarlo, però effettivamente avevo letto sta notizia. Sì. E poi durante il lockdown su Cili è uscito L'Uomo Invisibile. Esatto. Quello era uscito anche, era una prova, erano i primi film che uscivano in streaming, quello e Bloodshot, quello con Vin Diesel. Che non ho visto, ma No, io l'ho visto e hanno mi è piaciuto. Ma devo dire che però dopo su devo internet ho dirti. letto molte Sì. recensioni negative su questo, Ma, su allora, beh, uno Bloodshot. che guarda è come se tu guardi Fast and Furious e dici, ma che trash, ma lo sai che è così. Bloodshot è un film fantascientifico molto cacciarone, molto tra, però ci sta con Vin Diesel. A me è piaciuto. Io mi aspettavo il peggio, figurati, vedendo Ah, ti quello. aspettavi peggio. Mi aspettavo il peggio, però vedi, ho ammirato che su queste piattaforme hanno dato questi film giustamente a un prezzo contenuto, mentre non ho apprezzato per niente la decisione di Disney scandalosa di mettere Mulan a 22 euro, un furto, perché non ci si comporta così. Tanto che la Disney sta rimediando, non so se hai letto, forse di oggi o di ieri la notizia, che doveva uscire, adesso mi sfugge il titolo, il nuovo film della Disney al cinema, lo saltano, va Ah, direttamente su sì, Disney e lo danno a Soul. catalogo. Esatto, lo danno a Soul che catalogo esce il gratis. 25 dicembre gratis Gratis, sulla avrà piattaforma. ricevuto non so quante critiche perché non mi puoi mettere Mulan a 22 euro in catalogo. Cioè, io ti do una mano il cinema, ma se tu me lo metti a 22 euro non esiste. Cioè, a 10 euro giusto, ma Mulan a 22 quando dopo pochi mesi me lo ritrovo lì in vendita. Cioè, Però dici Disney ha bucato. che
Sì, dice che è stato un flop questo Beh, Mulan. io Mulan, se tu mi dici Mulan, a me viene in mente il cartone della Disney. È Sì. molto mol bello. Questo l'ha visto Nicolò. Nicolò l'ha visto. Nicolò li vede tutti. È un seriale di tutto. Perciò, Nicolò, chiediamo a Nicolò se l'ha visto, che cosa ne pensa. Va bene, allora passiamo al prossimo argomento. Vai. Il legame, horror italiano, primo horror italiano targato Netflix, Anche questo, che tu visto hai l'altra sera. recuperato in settimana. Esatto, guarda, l'ho visto l'altro ieri, esattamente. Pareri? Allora, pareri, l'ambientazione era favolosa, poi insomma, girato in Italia, appunto, horror italiano. Allora, parere personale, il film mi è piaciuto, secondo me hanno un po' aggrovigliato gli ultimi 20 minuti, cioè è un metti qua, metti là, metti su, metti giù. Però l'idea è buona e poi ti dirò di più. Mi è piaciuta anche perché è logico che nel film hanno dovuto portare all'horror, estremizzare con questa storia. Però, come dimostrano, senza spoilerare, verso la fine, che fanno vedere delle foto vere, vere, di quello che succedeva e che succede magari adesso meno, giù. È vero questa cosa qua, perché ti dirò di più. Io che ho origini di giù, ogni tanto capitava qualche parente che diceva a qualcuno che è attinente in questo campo, diceva, cavolo, mi va tutto male, secondo me qualcuno mi ha fatto il malocchio. L'altra persona, non so in che modo, diceva, sì, è vero, ti devo sdocchiare. Andavano in una stanza, tu non potevi entrare, stavano un quarto d'ora, uscivano. Fa tutto a posto, perciò vedendo il film sapevo che qualcosa era vero perché hanno, appunto, il regista è andato in questa linea qua perché queste le foto sono delle leggende, dei fatti veri che sono successi, che succedono soprattutto al sud e poi ci hanno messo la parte d'horror. Il film è piaciuto, la tensione è bravissima anche la bambina. Confermo invece che Scamarcio per fortuna l'ha fatto parlare 3 minuti ed è già bastato Sì, così sì. perché è inguardabile come attore, 3 parole con quello sguardo che non si capisce, così è irritante, cioè personalmente irritante e non mi piace e perciò vabbè, lui parla poco mentre bravissima la bambina, bravissime le signore anziane, soprattutto la signora che faceva la mamma di Scamarcio nel film, molto brava. E brava anche quella che faceva la protagonista, la mamma della bambina. Però ti ripeto, l'ultima, l'unica cosa che non mi è un po' tanto così, gli ultimi 20 minuti un po' raffazzonati, come si dice, io avrei fatto qualcosa di diverso, ma diciamo che la tensione c'è, ecco. Per essere un horror italiano, gli darei un 6,5/7, dai. E invece tu cosa ne pensi? Sì, anche a me è piaciuta, nonostante l'interpretazione di Scamarcio che Però parla poco, tralasciamo. dai, parla Sì, poco, dai, lo parla fanno parlare poco. poco. E monosillabi, monosillabi. Ho apprezzato anche questo tema della fascinazione. Sì, molto vero. Ecco, il termine era lì perché da noi quando andiamo giù, ecco, fascinazione è il termine che proprio lo descrive anche, da noi sappiamo, mi hanno adocchiato, no? Ho subito il malocchio, no? Ma questa fascinazione sono rimasto colpito veramente, proprio perché ne avevo già sentito parlare, poi lì logicamente la storia horror ci deve essere
il demone, il qualcosa che, insomma, però devo dire, no, la bambina anche che mi è piaciuta, brava, guarda che interpretare un horror così, brava, veramente. Sì, la bambina molto brava, sì. E devo dire che una protagonista del film è anche la casa stessa, l'ambientazione, tutti quegli ulivi, gli alberi, molto suggestiva come location. Diciamo che questo film può essere una buona ripartenza per il genere, almeno in Italia. Certo, cioè, speriamo dopo gli anni belli, insomma, qualche horror italiano. Beh, diciamo che anche all'estero che vanno tanto ci sono anche delle porcate estere, ne abbiamo viste tante. Sì. Anche se ultimamente, che non ho ancora visto, è uscito un horror italiano. A parte quello di Pupi Avati, non so se l'hai visto. Il signor diavolo. Signor Diavolo. Sì. Mi pare è uscito uno, si chiama The Nest, che mi pare sia Ah, sì, il italiano, The Nest, il nido. Sì. che non ho ancora visto. Quindi diciamo che Sì. Sì, diciamo che qualcosa qualcosa. si sta smuovendo, dai. Certo, per arrivare ai livelli ci vuole ancora, però diciamo che come Insomma, i livelli adesso ripartenza, vabbè, ne escono peggio tantissimi. Beh, che ai livelli di 40-50 anni fa, penso che è quello difficile è ritornare. impossibile. È impossibile. Diciamo che le industrie cinematografiche hanno capito che l'horror va tanto, va per la maggiore. A tanti piace l'horror. Magari hanno paura, ma vogliono sentire la paura, no? E loro è intrigante e facendo così nel polverone ci mettono tantissime serie TV, film e d'altronde certe sono un copia e incolla, no? E altre veramente invece magari sono anche dei piccoli capolavori. Io devo dire che ringrazio sempre la Midnight Factory che ci regala sempre tantissimi film che sta recuperando da tutto il mondo, no? E ce li lancia in queste edizioni, fa rivivere un po' i classici e poi in queste edizioni che loro pescano in giro per il mondo, certo, ci sono anche dei film spazzatura, non bisogna negarlo, però ci sono anche delle piccole chicche che hanno fatto uscire che tu rimani sorpreso, che io magari, nessuno di noi magari avrebbe conosciuto se la Midnight non facesse uscire queste edizioni, poi le fa uscire a prezzi moderati, in bellissime edizioni per collezionisti anche, no? E ci Sì, sì. racconta delle belle storie, no? D'horror. Allora, non ci sono commenti in chat, quindi passiamo all'ultimo argomento, poi parliamo un po' di altre notizie. A ruota libera. L'ultimo argomento che diciamo quello più importante Spider-Man 3. Nei giorni scorsi sono uscite un po' di notizie Sì. che alcuni dicevano che potrebbe esserci addirittura lo Spider-Man di Tobey Maguire e quello di Andrew Garfield. Garfield. E poi notizia di ieri, non so se l'hai letta, che in Spider-Man 3 potrebbe esserci Doctor Strange,
nel ruolo che fu di Iron Man e quindi di mentore dello Spider-Man di Tom Holland. Sì, ho letto. Beh, ormai in questo universo ci mettono di tutto. Io mi piacevano quelli un po' più, tra virgolette, lineari, i primi di Tobey Maguire, del grandissimo Sam Raimi, no? Quelli sono affezionato Sì. perché sai, li ho vissuti proprio in quei tempi, bellissimo, no? Lo Spider-Man, perché adesso ne sforano tantissimi, ma all'inizio, sai, è uscito Spider-Man, sai, non era così semplice. Adesso, vabbè, pensa a tutti i film del mondo Marvel o DC, quanti ne sono usciti, tantissimi. E è un personaggio iconico, era il Goblin, no? Sì. Anche se devo essere sincero, io farei una menzione e sono contentissimo perché io da amante, come puoi vedere, della felpa di Batman, Michael Keaton, che Bane grandioso, Christian Bale, però Michael Keaton, il primo Batman, quello che vidi la prima volta, sono talmente affezionato e sono contento che lui adesso è tornato un po' alla ribalta come attore e ha interpretato i panni dell'avvoltoio in maniera Sì, perfetta nell'ultimo film. dell'avvoltoio Ma nell'ultimo è film, sì. grandioso, grandioso, cattivo al punto giusto, mi è piaciuto tantissimo. A proposito di Michael Keaton, forse l'avrei sicuramente letta, che dovrebbe il Batman di Michael Keaton dovrebbe entrare a far parte di The Flash. Non so se Sì, l'avevi letta questa sì, notizia. sì, sì, con tutte queste notizie, ma anche questa, non l'ho, però devo essere sincero, non l'ho approfondita questa notizia qua, ho letto una flashata, ecco, per stare in tema. Ho letto una flashata, perciò guarda, però sono contento perché lui secondo me merita, io l'avevo visto anche in altri film che l'hanno rilanciato da Birdman, non so se hai visto Birdman o... No, Birdman, no. Oppure quando l'altro che faceva il fondatore del McDonald's, bravissimo anche in quella Anche parte lì, quello il mi manca. Con Michael fondatore. Keaton, se non mi sbaglio, era nel caso Spotlight c'era anche Michael Keaton, o no? Mike Adesso Smith, non mi sembra di ricordo. sì, mi sembra di sì, sì. Sì. Ah, c'è un commento nella chat di Stefano Prates che dice: la mia preoccupazione è che mettono troppi personaggi, sarà un caos. Forse riferita a Beh, Spider-Man 3. secondo me, beh sì, quello che dicevo prima, perché prima se tu dicevi, come tornando indietro, quando dicevo quelli di Sam Raimi, io ti dico Spider-Man, a te viene in mente il Goblin. Se ti dico Spider-Man 2 ti viene in mente il Dottor Octopus, se ti viene, cioè Dottor Octopus. ogni film è caratterizzato da un personaggio iconico. Invece nel 3 c'è, insomma, sappiamo, no? La sua controparte, Spider col vestito nero, il Venom, mentre qui è un miscuglio, hai capito? Vogliono fare tanta carne al fuoco, però bisogna tenerla bene questa carne al fuoco, se no rischia di bruciare. E poi un'altra notizia sempre legata a Spider-Man 3, che forse avrai letto, che potrebbe tornare l'Electro di Jamie Foxx, che abbiamo Sì. visto in Amazing Spider-Man Sì. 2. A te era piaciuto? Sì, devo essere sincero. Lui come attore mi piace e devo dire che nel 2 la parte di Electro ci stava a pennello. Era un bel Sì, personaggio. anche a me era piaciuto come Electro in Amazing Spider-Man Perciò un 2. suo E su questo ritorno ritorno. io lo vedrei bene. Lo vedrei bene. Anzi, visto che Alcuni. parliamo di Jamie Dimmi, Foxx, ci farei anche dimmi. recitare, visto che ne avevo parlato in un mio video, l'ultimo video, avevo visto che tra l'altro non lo sapevo, poi ero andato a vedere nel film 47 metri Uncaged, quello degli squali, no? Il seguito, tra l'altro recita sia la figlia di Stallone, che è la prima
la prima volta che recita come attrice, e c'è la figlia di Jamie Foxx. Perciò sai che bello vedere magari la figlia di Jamie Foxx partecipare e gli fai fare qualcosa. Sarebbe bellissimo, no? Visto che fa l'attrice anche lei, gliela lanciamo lì, magari il regista ci sente. Quindi io ce lo vedo bene. E questa cosa del multiverso? Del multiverso, per certi versi, scusa il gioco di parole, va bene, ma per altri, mamma mia, seguirlo è un'impresa, Bisogna vedere come lo inseriranno. Lì è come quando tu vedi un film. Allora, i film della DC hanno un ordine preciso e poi ci sono gli spin-off dedicati ad Aquaman, dedicati a Wonder Woman. Quelli della Marvel tu non li puoi vedere in ordine di uscita, è un bel casino, perché tu dici Capitan Marvel, però lo dovresti vedere in un certo periodo, cioè è veramente ci vuole un ce l'ho sul telefonino lo schema, ma ci vuole un poster gigantesco con le frecce, perché è un caos totale, perché poi in Doctor Strange 2 c'è il multiverso della follia, che quindi si collega alla serie Disney Plus su Scarlet Witch e Sì. Visione. Ma un po' le multiversi che l'avevano già fatto per le serie TV fra Arrow, Gotham, Supergirl, Batwoman, mamma mia, ti gira la testa perché non sai più cosa devi guardare. Insomma, a me piace e non Quindi piace. Io sono più per la linearità. Ci sta bene magari l'apparizione che fa il collegamento, lì lo apprezzo molto, ma però apprezzo un po' più di linearità personalmente. vedremo come verrà sviluppato questo multiverso. Staremo a vedere. Allora, questi erano gli argomenti principali. E poi su Telegram ti avevo inviato il link Ah, di un sì. trailer. Horror. Che adesso mi sfugge il nome, non so se ti ricordi Guarda, te lo recupero perché adesso, guarda, mi sfugge anche a me questi nomi. Si chiama The Turning. Turning. Dovrebbe uscire il 29 ottobre al 29. cinema. Diciamo che è abbastanza inquietante. Sempre, sai che cosa? In questi film horror americani ci sono sempre queste che tu guardi i film e dici, ma sono tutti lì, tutti che abitano in queste case mega galattiche, con e che, cioè, non c'è nessuno di povero, tutte queste case di mamma mia, ragazzi, case che magari sono in due e hanno 50 stanze, che tu, ma, dici, Infatti. e già lì dici, cos'è sta storia? Va bene. Sì, l'ho visto, però insomma, sono delle scene abbastanza inquietanti. Anche qui, in questo caso, la bambina. I bambini mi inquietano nei film d'orrore, i bambini. E poi diciamo che in questo horror ritroviamo un altro protagonista di Stranger Things, l'attore che interpreta Mike. Sì. Sì, perciò andate a vedere The Turning, il trailer, che sembra interessante. Sì, anche a me ispira questo film. Spero di riuscire ad andarlo
vedere, non so in quante sale verrà distribuito. Questo è sempre un problema, qui il problema di quante sale usciranno, dove usciranno, quando usciranno. Perché in tema di Halloween, se uno la sera di Halloween vuole andare al cinema, qualcosa di interessante c'è. Sì, la sera di Halloween, la settimana di Halloween. Mi è piaciuto l'altra volta, vedevo stavo vedendo sul canale Instagram una ragazza che ha fatto una cosa molto carina, ha fatto il calendario di ottobre e lei ogni sera di ottobre guardava un film horror avvicinandosi alla famosa notte di Halloween e metteva Ah. tutti i film, tutte logicamente a base d'horror, ed era molto carina questa idea perché ci sarebbero tanti film da vedere Sì, sì. in questa serata mitica, no? E perciò ci sta. L'horror, poi, come ho detto prima, appassiona tanti di noi, no? Anche a me è sempre piaciuto, ho intrigato l'horror. Certe volte, anche se stai bello teso, ci sono delle scene, magari il film certe volte non è eccezionale, tipo l'altra sera, Il Legame, c'erano delle scene che però la tensione, Sì, che magari non attenzione. succedeva niente, poi anche la casa stessa, quella su tre piani, il sotto, tutto quello buio, quelle voci che sibilavano, capito? Questa benedizione per, insomma, non era. Eh sì, senza fare spoiler, però riferita al legame. Anche la scena iniziale è molto inquietante. Eh sì, inizia, sì, esatto. Inizia subito col botto. Non diciamo qual è questa scena, però. Certamente. Non sveliamo il mistero per chi volesse vedere il film. Comunque devo dire che personalmente trovo Netflix sempre più interessante, perché comunque variamo tantissimo tra delle serie che cambiano in continuazione, delle serie prodotte da loro, poi vabbè, in qualcuna trovi magari il flop, però devo dire che durante il lockdown, insomma, ne abbiamo visti a bizzeffe di tutti i generi, un po' tutti quelli che erano costretti a casa. Tu hai visto qualcuna di interessante, qualche film, qualche serie ultimamente che potresti consigliare, che ti è piaciuta? Allora, io ultimamente, che adesso sta uscendo la seconda, sto recuperando la prima di The Boys, quasi finito. No, ma aspetta, no, però The Boys è su Amazon, è su The Prime. Boys è su Prime, sì. Sì. E allora, ti dirò la verità. Serie Sì. Netflix E che trovo, scusa Max, ultimamente non ne ho che dopo viste. Max, devo dirti la verità, siccome ne ho sentito parlare da Nicolò, Nazareno, The Boys era già nella mia lista, non l'avevo ancora vista purtroppo, e ti dico che ieri mi sono sparato tre puntate e mi sta piacendo un sacco, perciò continuerò. Comunque, serie Max, mi senti? Mi Filippo. senti? Sì. Sì, mi senti? Cioè, hai l'immagine un po' bloccata. No, anche adesso? Sì, ti vedo un po' a scatti. Sarà il collegamento, dici? No, io ti vedo bene adesso. Si blocca. Si blocca un po'. Oh.
senti? Ogni tanto si blocca un Sì, po' sì, anche a te, l'immagine. Non so uguale, se vuoi anche provare a uscire o rientrare. a te. Dimmi, si blocca ancora? Prova a uscire e rientrare, vedo un poco. Ok, provo. Sì. Provo, vado, esco e rientro. Vai, vai. Ok, purtroppo ha avuto dei problemi, Filippo, problemi di connessione, adesso li sta risolvendo. Intanto salutiamo Carpenter 1983 che si è collegata alla diretta. Mi vedi? Mi senti? Mi vedi? Sì. Conduco io stasera? Beh, visto che ha detto che Carpenter 83 Nazareno è in linea. Grazie per avermi consigliato The Boys, lo sto recuperando alla grande. Ottimo, ottimo consiglio. Ci sono solo io in live. Mi faccio domande e risposte da solo. Comunque, ragazzi, se devo consigliare qualche serie, consiglierei Ratched su Netflix. Mildred Ratched, che riprende le vicende dell'infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Veramente tratta le vicende di questa infermiera e ci fa ripercorrere tutta la sua vita, di quello che è stato e quello che è, questa casa di correzione di Santa Lucia. Molto intrigante, molto bella la serie. Tra l'altro, lei sarà Paulson, ma poi c'era un cast stellare perché c'è Vincent D'Onofrio che interpreta un governatore e abbiamo anche Sharon Stone che interpreta una signora. Sei tornato? Sì, non so Che è successo? che era successo perché poi di colpo è uscito dalla diretta, adesso non so che problema c'era. Ah, Ho condotto io. hai condotto la diretta da solo. Stavo dicendo che stavo consigliando invece io su Netflix Ratched, Ah, ok. che tratta le vicende dell'infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Mildred Ratched. E tra l'altro, non so se tu l'hai vista questa serie. No, questa serie mi manca. Io te la consiglio, poi c'è lei, Sarah Paulson, bellissima, bravissima, ma poi abbiamo anche, che non lo sapevo neanche, infatti sono rimasto così, c'è anche Sharon Stone nella serie che interpreta questa miliardaria, che non ti sto a spoilerare, e poi c'è anche Vincent D'Onofrio che è Palla di Lardo in Full Metal Jacket, insomma, è una bella serie ambientata in questa casa di correzione a Santa Lucia. E vedendo le vicende di questa, chi ha visto il film Qualcuno volò sul nido del cuculo, c'era questa infermiera che nessuno sopportava per i suoi modi di fare, il suo sadismo, e qui ripercorre le vicende di questa infermiera. Perciò devo dire che è una gran serie, sempre targata Netflix. E anche qui ci sarà una seconda stagione. E stavo ringraziando Carpenter Nazareno per il consiglio su The Boys. No, comunque questa ce l'ho segnata, prima o poi me la devo recuperare.
Comunque su Netflix, non so se hai sentito, ma che è uscita oggi, che è una serie che in pratica è la seconda stagione di Hill House, non so se l'hai visto Hill House, e Sì, si ho letto. chiama, adesso non mi ricordo come si chiama questa seconda stagione. Sì, però non ne ho sentito parlare bene sulle recensioni. E oggi è uscita questa seconda stagione. E anche qua, non me lo dire nemmeno, casa super mega galattica, 10 persone, 200 stanze. Aspetta, vediamo come si chiama la serie. Sì, ho visto proprio la clip e il promo oggi stesso. Vediamo se riesco a recuperarla. Ah sì, la serie si chiama The Haunting of Bly Manor. Sì. Sì, no, l'ho sentito parlare bene. Ho letto qualche recensione senza spoilerarmi niente per non rovinarmi la sorpresa. Ed è stata realizzata da Mike Flanagan, regista Grande di Dottor recentemente Sleep. Doctor Sleep. Infatti Mike Flanagan personalmente lo reputo un ottimo regista, tra l'altro io adorando King, i suoi romanzi, lui ha portato sullo schermo Dr. Sleep e aveva portato anche il gioco di Gerald. Ah sì, il gioco di Gerald, che non sapevo fosse stato diretto da lui e che devo assolutamente recuperare il gioco di No, ma anche, Gerald. anche Dr. Sleep, perché a me è piaciuto tantissimo. Certo, non bisogna paragonarlo al capolavoro di Kubrick, Shining. Perché se no il confronto è sempre impietoso e ne gioverebbe Sì. Sì, no, il sempre il capolavoro di confronto. Kubrick. Quindi da grande fan di Stephen King devo assolutamente recuperare il gioco di Sì. Gerald, che tra No, no, ma... l'altro non ho neanche letto il libro. No, io il libro l'ho letto e infatti era abbastanza... somigliava tanto al libro. Devo dire che mi è piaciuto tanto. E ti consiglio il Quindi il gioco libro. di Non so se Gerard è avevi... consigliato Sì, con il non so film. se avevi visto il mio libro che avevo consigliato su Stephen King dalla carta allo schermo. Che praticamente in questo libro che è appena uscito ci sono tutti i film che sono stati portati, diciamo tutti i romanzi che sono stati portati su schermo e che lui ne ha fatti ben 65, ce ne sono, e 30 circa serie TV o sketch, perciò merita questo libro qua. Perché anch'io c'erano dei film che sono presi da dei racconti di King che io personalmente non mi ricordavo, non sapevo, e per gli amanti del re va assolutamente recuperato. Questo libro non lo conoscevo. Guarda, lo puoi vedere in uno dei miei ultimi video che ho fatto, che lo faccio tranquillamente vedere, forse il penultimo video che ho fatto, che parlo dei libri, dei film horror che avevo preso, e tra l'altro faccio vedere proprio questo libro qua. Allora poi finita la diretta mi vado a recuperare il video. Sì, non è l'ultimo video, ma è il penultimo. Allora, altre notizie. Altre notizie che tutti i film in uscita, Dune, 007 e Batman, Ah, tutti sì, spostati al tutti 2021. rimandati. Tutti rimandati, tutti posticipati, in attesa
Speriamo, perché se no anche le case di produzione, sai, hanno messo tanto investimento per niente. Addirittura un film Shazam 2 dal 2022 rimandato addirittura al 2023. Sì, addirittura, sì, veramente, pazzesco. Tutti quelli che volevo vedere, praticamente tutti rimandati. Per fortuna che a novembre c'è Blue Mouse con questa horror comedy Freaky, non so se hai visto il trailer, Guarda, l'ho con visto. Vince Vaughn. No, il trailer no, ho visto la locandina. Ho visto la locandina proprio oggi. Il trailer, vedilo che fa molto ridere, una horror comedy con Vince Vaughn nei panni di un serial killer, però non ti spoilerò niente, poi vediti il trailer e capirai. E dopo, finita la diretta, lo vado a cercare, do un'occhiata, sicuramente. Inizialmente doveva uscire il 3 dicembre, però l'hanno anticipato al 12 novembre. E meno male qualcuno lo anticipa, vengono tutti posticipati, perciò dai. Mi pare tra i film che sono stati rimandati, mi pare Matrix 4 invece l'hanno anticipato, non so se dicembre 2021, non mi ricordo, No, che era questo non lo previsto so. nel 2022. No, questo Vediamo non lo se so. era previsto nel 2022. Vediamo un poco se riesco. Matrix 4. Matrix 4, e sì, addirittura 20, stavo dicendo Matrix 24, Quello è il insomma. ritorno al futuro, in ritorno al futuro lo puoi trovare. Allora, Matrix 4 in arrivo a dicembre 2021. Era previsto per il 1º aprile 2022, è stato spostato a dicembre 2021. Vedi. Cioè, addirittura tutti li spostano, invece Matrix l'hanno anticipato. Vedi, qualcuno è raro perché tutti hanno subito, diciamo, quelli di un certo livello, Wonder Woman, Dune, James Bond, Batman, i più grossi sono stati tutti posticipati. Perciò va così. Sì, diciamo che nessuno ha voluto rischiare. Anche perché, sai, loro che in questi film ci hanno speso milioni di dollari, sperano in una situazione migliore per recuperare un po', perché con i cinema vuoti, se no è un flop, no? Non tanto perché la gente magari non può andare, perciò fai subito a perdere e lì sono soldi e tanti. Cioè, molti dicono che questo rimandare dei film da parte delle grandi major americane sia dovuto al flop di Tenet. Ma, allora, no, però devo essere sincero, io Tenet non l'ho visto purtroppo, me lo sono perso. Però chi l'ha visto, anche lì, discordanti, però il film andrebbe visto più volte. Tanto ecco, Nicolò, parliamo di lui, l'ha visto 2 volte, ma mi ha detto la prima volta non gli era piaciuto, la seconda volta addirittura lo considerava un capolavoro quasi, no? Vedi che certe volte il film magari andrebbe rivisto. Però avevo letto che No, nella prima però il flop settimana. di
di Tenet riferito agli incassi, Ah, minchia. Però io ho perché letto che la prima forse settimana aveva retto bene. La prima settimana aveva retto bene come incassi, eh. Poi non so se è calato, perché la prima settimana si era attestato ottimamente e dopo magari avrà subito un calo. allora, per essere in periodo di pandemia, il film in totale ha incassato, mi pare, sui 300 milioni di dollari in totale, che Eh per beh, per essere in essere periodo pandemia. di Se pandemia non è male, però no, mi guarda, ne avrebbe pare incassati 1 milione, ne incassava 1 milione. che, perché mi pare che sì, la Warner se ne aspettava almeno 800. Io spero che adesso non facciano questa storia della pandemia, che magari molti fili saltano e vanno direttamente in streaming a pagamento e poi usciranno delle le copie subito in vendita. Ecco, spero non si faccia così. Guarda, io l'unico che pagherei veramente, un'idea che propongo, se no facciamo così, 500 persone a sorteggio pagando possono ricevere una copia dal loro personaggio preferito. Faccio un esempio, Wonder Woman 2. Diciamo, la Wonder Woman 1984, quello che dovrebbe uscire, tu paghi, non so, 500 dollari, però te lo consegna Gal Gadot in persona. Io potrei staccare ancora il segno da 1000. Guarda, anche se me lo consegna lei in persona, anche da 1000 lo stacco l'assegno. Se te lo consegna Gal Gadot di Però Gal persona, Gadot, io da lei, poi se, perché se viene Chris Payne, no, per dire, no. eh no, ci vuole Gal lei. Gadot. Poi, sempre rimanendo su Netflix che dicevamo prima, è uscito un film che ho visto un po' il trailer, ho detto ma non so perché l'ha fatto. Un nuovo film di Adam Sandler, non so Ah, se sentito sì. Ma è già qualcosa, uscito? Woody Halloween. Ma è già uscito? Perché avevo letto che doveva uscire. Sì, è uscito, non so se è uscito, mi pare mercoledì è uscito. Sì, che lui fa la parte di questo ritardato, ecco, sembra Sì, un di ritardato. questo vigilante che poi la notte di Halloween deve salvare le Si dovranno persone. affidare a lui, a questo ritardato che tutti prendono in giro per salvare Halloween dai veri mostri. E poi quando ho visto questo trailer ho detto ma cioè nel 2019 esce Uncut James, che hanno fatto tutta quella polemica, lui ha scritto una pagina, un post di una pagina che ha fatto la polemica, che non è stato preso in considerazione agli Oscar. E poi dopo un anno se ne esce con questa commedia demenziale, questa horror comedy. Allora preferisco in horror comedy così, ho preferito Piccoli Brividi con Jack Black, ecco, che prendeva spunto dai libri per ragazzi, no? Piccoli Brividi. Che a proposito di Piccoli Brividi, non so se mi pare ieri era il compleanno del creatore Ah, della della di saga di libri. No, ho capito. No, non lo sapevo. perché ho visto un post che ha fatto Horror Italia 24 su Instagram. Ah, eh sì, anch'io ho letto i compleanni. Beh, ogni giorno sicuramente qualche personaggio di un certo tipo compie gli anni, perché sono talmente tanti. Vabbè, mi pare qualche settimana fa c'è stato anche quello del grande King. Sì.
Quindi insomma, Adam Sandler non ha fatto questo cambio come Steve Carell, che è passato da queste commedie demenziali a film più impegnati tipo The Beautiful Boy. Cioè, Adam Steve Carell ha Sandler. deciso di passare dalla commedia ai film più impegnati, invece Adam Sandler non ha voluto fare questa svolta. Adam Sandler segue quella linea lì, sempre divertente. In questo caso magari lo vedrò sicuramente. Io l'ultimo film che ho visto di Adam Sandler penso che sia stato Pac-Man, no? No, Non l'hai Pac-Man non l'ho visto? visto. Vabbè, Allora, io carino. di gli ultimi film di Adam Sandler, a parte Uncut James, l'ultimo che mi ricordo è, non so se l'hai visto, Cambia la tua vita con un click. L'ho visto anche quello, sì. Sì. No, sì, avevo visto quello, poi aspetta, c'era sempre con lui e c'era, beh, poi c'era Jennifer Aniston. Mia moglie, aspetta, com'è che era titolato? Mia moglie per finta. Quello pure mi manca. Sì, Ah, carino, carino. Ma il genere di però Adam non Sandler è sono quello. commedie memorabili. No, beh, commedie memorabili no, assolutamente. Io come se devo prendere una commedia americana di diciamo così, preferisco. Adesso mi sfugge il nome, l'attore di Ti presento i miei, no? Ah, Ben Stiller. Ben Stiller, ecco, lui è perché Adam Sandler c'ha quella faccia, mi sembra quasi scazzato, no? Invece, Ben Stiller, lui è Ben Stiller, invece, lui fa quelle commedie, ti capita tutto lui, però, anche se fa il serio, è una commedia, no? Mi piace Ben Sì. Stiller. Sì, Ben Stiller è anche uno dei miei preferiti. Sì. Altre notizie. No, penso che abbiamo detto quello che c'era da dire. Notizie per adesso sono tanto qua si aggiornano le notizie, però abbiamo dato, diciamo, penso il succo delle ultime proprio fresche fresche, come si dice, o calde calde. Può darsi che mentre stiamo parlando sono uscite altre 4-5 notizie. Beh, fino a prima di iniziare la live, di notizie sul cinema grosse non ce n'erano, perciò. Poi va a finire che finiamo questa live e vediamo che nel frattempo. E dopo dovrei fare un aggiornamento con ultim'ora, no? Breaking news. Breaking news, esatto. Va bene. Ah, c'è Nico Salerno che si è collegato. Beh, Fatto un commento, cambia la tua vita con un click e 50 volte il primo bacio, sono i miei preferiti con Sandler. Diamanti grezzi è un altro bellissimo film. Ah, Nico Salerno ha scritto, nuova notizia ufficiale, The Batman rimandata al 2025. 2020, no, questa l'ha scritta lui, questa l'ha scritta lui. Ma sai, no, sai perché? Perché Nico Salerno lo vuole dirigere lui il film, allora lo fa posticipare perché lui vuole fare il regista del film. Ah, Vero, vuole prendere il Nick? posto di Matt Reeves. Esatto, no, perché devi, no, poi devi sapere che lui ha anche fatto una parte in Batman. Io l'ho visto, ho visto un video di lui che si trasformava in Batman, ma questo è un video privato che mi ha fatto vedere Nick, perciò quando magari sarà pronto ci farà vedere questo cambiamento da Nico in Batman. Questa è Ah, era un un'esclusiva che video ti do. solo per Questa è pochi. un'esclusiva che ti do.
Quindi sul suo canale vedremo presto un Non si sa, video. no, un video inedito. Ah. Il Come nuovo si Cavaliere dice? Oscuro. Massimo Bordi e il pinguino perfetto. Guarda, no. No, tu devi sapere che lui, non so se lo sai, ha una passione smisurata perché è il bello che lui considera Massimo Boldi un attore. Vabbè, cosa devi fare? Ognuno ha i suoi gusti. A volte sono barbari i gusti, però va bene. È così. Va bene, altre notizie. Niente, dopo queste in extremis penso che non ce ne sono più. Vabbè, dopo questa bomba che ci hai dato in anteprima. Su Batman. Va bene, altre notizie non ce ne sono. Ti Niente. ringrazio di aver partecipato a questa diretta. Io ringrazio te per avermi invitato, Max, e tanto ci aggiorniamo sui vari canali social. Speriamo di poterne fare anche altre. Ma certo, Ma prossimamente. tu solo sul canale di Nicolò fai le dirette oppure sul tuo? No, io sul mio non l'ho mai fatto. Io Ah, partecipo, sul io tuo non l'ho faccio i mai video fatto. io, sì. Io di solito le faccio, non c'ho voglia di fare le preparazioni. Io faccio i video miei che metto sul mio canale. Poi diciamo che le dirette le abbiamo fatte sul canale di Nicolò e sul canale di Carpenter 83, alias Nazareno. Di solito li facciamo su questi due. Ultimamente su Nico Salerno, che tanto lui è quello che fa. Diciamo il presentatore ufficiale che esegue le domande e tutto, e allora andiamo direttamente sul canale di Nico Salerno. Va E, tra bene, la, e poi tanto adesso poi. abbiamo Sì. adesso c'è anche Nicola Governi che ti consiglio anche il suo canale, che è molto anche lui appassionato e collezionista di cinema. Sì, alla fine della diretta della scorsa settimana ho visto, non so se mi sono iscritto, però ho visto un po' il suo canale. Va bene, allora poi ci aggiorniamo su Instagram, su Telegram Sicuramente, per fare qualche sicuramente. altra live. Va bene, ti ringrazio, Max, e allora ci sentiamo e ci vediamo presto, ok? E saluto te e tutto gli spettatori. Ciao Ok, ragazzi, ciao a Max. presto. Ciao Filippo. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti.